Buonasera a tutti, sono Francesca Girardi, sono un avvocato, nonché la responsabile dell'area giuridica della consulta di bioetica sezione Campana. Per chi non conosce la nostra associazione, la consulta di bioetica è appunto un'associazione di cittadini di diversa formazione, di diverso orientamento politico ed etico. Per statuto essa è apartitica e in modo particolare non è legata ad alcuna confessione religiosa. Lo scopo principale, uno degli scopi principali della consulta di bioetica è quello appunto di promuovere, divulgare quanto più è possibile, quindi perseguire il dibattito razionale e laico sui temi appunto della bioetica. La consulta di bioetica si occupa di vari temi, uno particolarmente interessato a quello della obiezione di coscienza in ambito sanitario, con specifico riferimento alla legge 194 del 1978, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. La 194 del 78 è la legge che per titolo contiene le norme sulla tutela sociale della maternità, nonché l'interruzione volontaria di gravidanza. Il titolo parla da sé e per tutta una serie di motivi che andremo poi a vedere nel corso dell'intervento. Il tema dell'obiezione di coscienza nell'ambito sanitario, e stiamo parlando in modo particolare dei reparti pubblici, ha fatto sì che la consulta di bioetica nel giugno del 2012 lanciasse in tutto il territorio nazionale la campagna Il buon medico non obietta, con l'organizzazione di convegni, con l'allestimento di punti informativi dove le persone, le donne, tutti, chi fosse interessato, potesse chiedere delle informazioni e avere dei chiarimenti. La campagna del 2012 ha avuto un particolare successo, tanto che la consulta di bioetica nell'anno successivo ha organizzato il convegno nazionale cambiando un po' il titolo della precedente campagna. Se in un primo momento si parlava di medico non obietta, nel convegno nazionale si poneva la domanda: il buon medico non obietta? Lo scopo fondamentale del convegno del 2013 era quello quindi di far sedere allo stesso tavolo gli esponenti delle varie correnti, quindi di far dialogare tra di loro la corrente laica e la corrente cattolica. L'esperimento ebbe grande successo, un grandissimo successo. Al convegno ho partecipato in prima persona e devo dire che è stata un'esperienza bellissima, molto formativa, anche se alcuni dati emersi in quella sede non possono essere definiti altrettanto. Che cosa è emerso a Roma alla Camera dei Deputati? È emerso che l'Italia può essere senza ombra di dubbio definito come lo stato etico degli obiettori. Perché? Perché abbiamo percentuali di ginecologi obiettori che superano l'80%, in alcune regioni del sud si arriva anche al 90%, a questi poi si affiancano i medici anestesisti obiettori, la cui percentuale si attesta intorno alla metà della categoria. Stato etico degli obiettori per noi giuristi legati alla norma, legati a quello che c'è scritto, che cosa significa? Significa che la Carta Costituzionale del 1948, quando sancisce il principio di laicità dello Stato, quando sancisce il principio di laicità delle istituzioni, non esiste più, è svuotato. Perché? Perché appunto ci troviamo di fronte al riconoscimento di che cosa? Di convincimenti personali, morali, ideologici, etici, che vanno a riempire il momento in cui si deve appunto porre in essere un servizio pubblico che non è voluto da una persona qualsiasi, è voluto dal Parlamento, dal legislatore del 1978. Quindi, semplificando l'affermazione stato laico degli obiettori, che cosa si vuol dire? Che nell'ambito dei reparti pubblici l'applicazione della 194 tende all'inesistenza, cioè quasi pari a zero. Quindi i dati emersi nella sede del convegno nazionale, ma sono alla portata di tutti dal momento che sono rinvenibili anche su internet, vediamo tutte le varie statistiche che circolano, che cosa sottolineano? La forte difficoltà di accesso alle procedure di interruzione volontaria di gravidanza e quindi la necessità di intervenire in una maniera chiara, precisa, diretta e concreta nella risoluzione sostanzialmente del conflitto che si viene a creare tra due libertà. Il termine libertà è improprio perché, vediamo, da un lato abbiamo il diritto, io preferisco parlare di facoltà dell'operatore sanitario di determinazione autonoma delle scelte personali e morali nel momento in cui pone in essere la sua attività professionale. Dall'altro lato ci troviamo di fronte al diritto della donna di determinazione nelle scelte della propria salute riproduttiva. In
teoria questi due diritti, queste due libertà dovrebbero collaborare. L'obiezione di coscienza che cosa fa? Spezza qualsiasi genere di dialogo tra le due dimensioni. Anzi, ancor di più, si viene al paradosso in base al quale il diritto della donna viene subordinato prima e ridimensionato poi, nella sua portata effettiva, alla volontà del medico. E non è questa l'intenzione del legislatore del 1978. La legge, la 194 del 1978, è la legge per la donna, costruita sulla donna, che riconosce un diritto alla donna. Nel convegno nazionale qualcuno avanzò anche la teoria in base alla quale il diritto all'aborto non è un diritto, è una concessione che lo Stato fa alla donna. Per quanto mi riguarda è una definizione spaventosa. Se avessero voluto, se il legislatore avesse voluto costruire il diritto a riconoscere il diritto all'aborto in termini di concessione, prima di tutto dal punto di vista giuridico avrebbe posto in essere un procedimento amministrativo, che è cosa ben diversa da quello che si vuole riconoscere con la norma stessa. Quindi in Italia assistiamo sostanzialmente ad un ribaltamento di quanto voluto nella legge. Se abbiamo l'IVG, la legge 194 stabilisce le procedure, indica la possibilità di, alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, ne prevede i requisiti, ne prevede le condizioni, nonché le procedure, le specifiche conseguenze che derivano in caso di inosservanza. L'articolo 9, che appunto prevede l'obiezione di coscienza, si colloca nella struttura della norma in termini di eccezionalità. Ricordiamo infatti che, se andiamo a leggere i lavori preparatori alla legge, più che altro l'articolo 9 può essere inteso come una sorta di valvola di sfogo, o meglio, come il frutto, il prodotto di un compromesso tra le correnti politiche dell'epoca con le correnti cattoliche, che non vedevano di buon occhio appunto il comportamento innovativo del Parlamento del 78, che appunto introduceva nella normativa italiana una legge sull'aborto. Quindi attualmente che cosa succede? Che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza si pone da vita ad un ribaltamento, cioè ad essere soggetto al regime di eccezionalità è la norma, la disciplina dell'IVG, mentre invece l'obiezione di coscienza si espande diventando il capisaldo appunto della normativa. Non era questa l'intenzione del legislatore. Se il legislatore avesse voluto fare una legge, avesse voluto garantire l'obiezione di coscienza, avrebbe fatto una legge sull'obiezione di coscienza, dove l'interruzione volontaria di gravidanza si poneva in termini di eccezionalità, cioè veniva relegata in ambiti di praticabilità ristrettissimi, nei casi di necessità ed urgenza. Non avremmo avuto la 194, forse la 194 si sarebbe chiamata la norma sulla tutela sociale dell'obiezione di coscienza. Se arriva questo, poi sostanzialmente questo. C'è da dire in ultimo ancora un piccolo passaggio un pochettino più tecnico, mi scuso, però è doveroso per far capire un po' la situazione. La legge del 1978 si basa su una pronuncia fondamentale della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è il giudice delle leggi, è quell'organo appunto dello Stato italiano che decide, che si pronuncia circa la conformità di una norma rispetto alla Costituzione. Fondamento costituzionale della legge 194 è la sentenza dell'8 febbraio del 1975, in cui la Corte Costituzionale detta dei principi fondamentali: la possibilità, in particolari condizioni di pericolo di vita e di salute per la madre, di procedere all'interruzione volontaria di gravidanza; prevalenza del diritto alla vita e alla salute della madre rispetto al diritto alla vita del nascituro. Questo perché, cito la Corte Costituzionale, vita e salute della madre sono beni reali che esistono nell'attualità, cioè esistono oggi, in quanto giuridicamente affermati al momento della nascita. Si riprende il concetto di capacità giuridica che viene acquisita al momento in cui vi è appunto la nascita. Qual è la conseguenza? Dice la Corte Costituzionale, il diritto alla vita del nascituro è solamente potenziale, cioè noi oggi non possiamo dire cosa succederà in futuro. Oggi c'è la madre che ha dei problemi, lei esiste nell'attualità, è reale, il diritto alla vita del nascituro è solo potenziale, non abbiamo la palla magica che ci permette una valutazione ex ante.
Sì, ho concluso. Diritto a questo... nascere, non alla vita, scusami. Come? Questo era e questo è il cuore, questo era e questo è il cuore della legge 194. Su questa scia, appunto, ricordo ancora un piano, si pone anche un problema di paragone con altre categorie professionali. Sempre nel 1984 la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell'obiezione di coscienza del giudice tutelare, che si trova a dover decidere se a fronte della richiesta di interruzione volontaria di gravidanza presentata da una minorenne. Sapete la Corte Costituzionale che cosa ha detto? Che il giudice tutelare non può obiettare, non deve obiettare, perché nel conflitto tra convincimento del giudice e dovere di attendere al proprio ufficio prevale quest'ultimo interesse collettivo. Quindi si sta esercitando un servizio, la cittadinanza si trova di fronte ad un servizio che, se voluto dalla legge, deve essere garantito, deve essere posto in essere. Quindi la proposta pratica, concreta e secondo me, dal mio punto di vista, condivisibile qual è? È che l'obiezione di coscienza deve essere limitata, non dico addirittura espulsa dal sistema, magari se sarebbe auspicabile, però non si può, procediamo per gradi. Che cosa? L'obiezione, se vuole essere fatta, il medico che vuole fare obiezione non può lavorare negli ospedali pubblici. Se io ho scelto di fare l'avvocato, l'ho scelto di mia spontanea volontà, sapevo che prima o poi alla mia porta avrebbero potuto bussare pedofili, avrebbero potuto bussare stupratori, avrebbero potuto bussare dei mariti violenti, parlo in generale, che cosa faccio? Non difendo? No, devo difendere, l'articolo 24 mi impone il diritto di difesa e io devo garantire la miglior difesa possibile a prescindere da quelle che sono le mie condizioni, le mie convinzioni personali, quello che è nel mio intimo, sto svolgendo un lavoro, questo è. Ancora un'ultima cosa e concludo, voglio solo portarvi al ragionamento: se l'obiezione di coscienza continua in questi termini, mi chiedo, ai medici non obiettori, i nuovi medici, i nuovi studenti non obiettori, chi insegna le tecniche di interruzione volontaria di gravidanza? Quindi, per mutuare le parole della consulta di bioetica della campagna del giugno del 2013, vi chiedo, il buon medico non obietta? No, è il medico che non obietta. Grazie. Bravo. Dei percorsi formativi, era molto chiaro, c'era scritto bene. Luca Lo Sapio, sì. Eterotopie della coscienza. Sì. Eterotopie, io rimango qui, non mi sposto, no, per evitare di causare un problema bioetico. Cercherò di leggere l'intervento che ho preparato per rimanere nei tempi che mi sono stati prescritti. Allora, siamo al Policlinico di Messina. Una donna deve interrompere la gravidanza per gravi malformazioni fetali. Scusate, per favore, non si sente qui, se voi parlate così. Ci siamo? Durante la notte seguente al ricovero, ha le contrazioni e chiede aiuto, ma nessuno interviene, sono tutti obiettori. Forse al cambio turno qualcuno le darà retta. Va in bagno e, aiutata dalla madre, partorisce il feto nel water. Ci sono 7 avvisi di garanzia per il personale di turno quella notte. Nel gennaio scorso c'è un aggiornamento sul caso. Gennaio scorso, in realtà, questa vicenda è del 2011, io sto citando da un testo di Chiara Lalli. A chiusura delle indagini, un uomo del personale è accusato di omissioni in atti d'ufficio per essersi rifiutato di assistere la puerpera, perché obiettore di coscienza e quindi contrario all'aborto terapeutico già programmato. La situazione appena descritta, solo in apparenza paradossale, una donna lasciata sola e costretta ad abortire nell'indifferenza del personale medico e paramedico, non deve stupirci e si propone quale conseguenza, se non necessaria, altamente probabile di un trend impostosi in Italia a partire dalla promulgazione della legge 194 del 22 maggio 1978. Quello di un'endemica richiesta di obiezioni di coscienza invocate in virtù dell'articolo 9 della suddetta legge, che ha portato all'attestarsi di numeri impressionanti. Come diceva già prima Francesca, secondo i dati del Ministero della Salute, il 69% su base nazionale
dei ginecologi italiani ha fatto obiezione di coscienza, con punte dell'85% in alcune regioni, e gli obiettori di coscienza tra gli anestesisti delineano numeri altrettanto impressionanti. Ora, il termine che va messo a fuoco in questo mio breve intervento è appunto quello di coscienza, perché l'invocazione da parte dei medici della possibilità di obiettare rispetto all'erogazione di prestazioni sanitarie, ancorché consentito dall'articolo 9 della suddetta legge, prestazioni sanitarie quali l'aborto, sulla base del concetto di coscienza, è strutturata su un concetto che, seguendo le parole di un filosofo, Winkler, appare anemico. Quando è che un concetto è anemico? Un concetto è anemico quando non ci consente di compiere nessun progresso nel ragionamento morale, anzi può fungere da ostacolo o intralcio allo stesso. Quello che cercherò di argomentare in questo intervento sono i seguenti punti. Primo, se la condotta del medico deve essere ispirata dalla scienza e dalla coscienza, non per questo è possibile o auspicabile considerare i due termini, scienza e coscienza, scissi o separabili. In altri termini, non si può pensare alle due dimensioni dell'agire medico, la scienza e la coscienza, come due domini distinti e dicotomici. Due, secondo punto, nell'ambito della pratica ospedaliera pubblica, invocare la coscienza quale strumento di rivendicazione della propria autonomia e riconoscimento della legittimità morale delle proprie convinzioni o credenze religiose, filosofiche o politiche, porterebbe, come di fatto sta avvenendo, a delle conseguenze controintuitive, cioè al blocco dell'attività ospedaliera pubblica o quantomeno al blocco nell'erogazione di determinate prestazioni sanitarie che dovrebbero essere garantite dalla legge. Ultimo punto, se volessimo in qualche modo recuperare il concetto di coscienza, dovremmo probabilmente agire nel senso di una destrutturazione del concetto di coscienza oggi in voga, dove la coscienza è sinonimo di autoreferenzialità, spazio intimo del soggetto, interiorità più propria del soggetto, in favore di un concetto, se mi passate l'espressione, un po' astrusa, eterotopico. Eterotopico, cioè un concetto, eterotopia significa che sta fuori di sé, cioè una coscienza che non sia più autoreferenziale. La coscienza quindi andrebbe vista non come una sorta di teatro cartesiano, un foro interno in cui le nostre azioni vengono vagliate alla luce delle credenze più profonde del soggetto, bensì uno spazio di incontro in cui il soggetto, consapevole dei propri limiti, si apre all'altro da sé per accoglierlo, non per respingerlo. Partiamo dal primo punto. C'è una prima interpretazione possibile dell'espressione in scienza e coscienza, che è la seguente. Iniziamo dalla prima parola, scienza. Essa viene assunta quale sintomo del fatto che il medico è un uomo di scienza, che deve agire nell'interesse del paziente, sulla base di conoscenze scientifiche approfondite e aggiornate. Questo è il motivo per cui diamo credito ai medici e non alle fattucchiere o a coloro che non fanno differenza tra farmaci che hanno passato positivamente gli step dei trial sperimentali e coloro, ad esempio Vannoni, che pensano di poter somministrare ai pazienti cioccolata spacciandola per terapia. La scientificità è data dalla controllabilità delle affermazioni mediche, dalla loro condivisibilità entro la comunità degli studiosi, in una parola, dalla loro intersoggettività. Questo significa che se la ricerca neurobiologica ed embriologica ci dicono che durante lo sviluppo fetale non è possibile rinvenire la presenza di coscienza o autocoscienza nel feto, né di quelle caratteristiche neurologiche che fanno di un essere umano una persona, è quantomeno bizzarro che stuoli di medici si accalchino, parlando a titolo personale in spregio dei dati scientifici a disposizione, per sostenere che i feti sono persone a tutti gli effetti e che l'aborto è un abominio. Ci piacerebbe che si potesse notare qualche differenza tra le opinioni di un parroco, di un uomo in un bar dopo qualche drink e di un medico che ha studiato per oltre 10 anni della sua vita e ha scelto di lavorare in una struttura pubblica. In ogni caso, se scienza significa questo, cosa si intende per coscienza? Forse che il medico, a seconda delle circostanze, può abbandonare le sue vesti di scienziato e diventare uomo comune con le sue convinzioni, per cui se crede che dentro al ventre della donna cresca un bambino in miniatura, preformismo, sarà contro l'aborto. Se crede che non vi possa essere vero amore senza atto unitivo, sarà contro la fecondazione medicalmente assistita e così via. Volendo seguire questa interpretazione del termine coscienza,
arriveremo alla conclusione che è giustificabile qualsiasi atteggiamento di schizofrenia professionale, per cui se l'erogazione di un atto sanitario non confligge con la coscienza è ok, altrimenti la coscienza ha la precedenza e l'uomo può avanzare pretese e sostenere posizioni che l'uomo medico non potrebbe. Un'altra interpretazione del termine coscienza nell'espressione in scienza e coscienza, quella che io condivido, vede invece la coscienza non quale termine di contrasto, bensì complementare rispetto alla scienza. La scienza infatti, e questo può essere in un certo senso un limite nell'ambito delle scienze biomediche, ha a che fare con leggi, norme, generalità, ma tali leggi, norme, dati oggettivi vanno calati nel caso particolare. E in questo contesto la coscienza medica può essere intesa non come facoltà d'arbitrio soggettivo e individualistico, ma come capacità di calare le conoscenze generali al caso concreto. Questa sembra essere l'unica soluzione plausibile per evitare scissioni. In questo senso potremmo sostituire il concetto di coscienza con quello di intelligenza pratica. Quindi l'espressione verrebbe ad essere in scienza e intelligenza pratica. Ma ribadiamo, l'intelligenza pratica parte dalla base scientifica, altrimenti è priva di qualsiasi fondamento. In questo senso è preferibile forse cassare del tutto il termine coscienza in quanto concetto anemico. In seconda battuta, se installiamo in un contesto pubblico il concetto di coscienza come qualcosa di autoreferenziale, come sinonimo di foro interno a cui solo dobbiamo rispondere, verrebbe minata la base stessa della nostra società, che si basa su un sistema di aspettative sociali, le quali fondano la reciprocità tra soggetti, che offrono legittimamente certe prestazioni per riceverne in cambio altre. Se un avvocato rifiutasse di assistere un uomo sulla base di un pregiudizio razziale, oppure un cassiere indù rifiutasse di passare il codice a barre di una confezione di fette di carne di vitello in un supermarket, o ancora se un farmacista rifiutasse di vendere contraccettivi in un esercizio pubblico, si genererebbe il caos. Ma il presupposto dell'obiezione di coscienza conduce proprio a questo. O alla base dell'obiezione di coscienza c'è l'idea che ciascuno può, in determinate circostanze, scavalcare il suo ruolo pubblico e avocare uno spazio di esercizio individualistico della propria volontà, imponendola agli altri evidentemente, oppure c'è l'idea che questa fattispecie debba valere solo e soltanto per la professione medica, e non si capirebbe, al di là dell'importanza della professione medica nelle nostre società, perché questo debba essere, cioè perché debba valere ciò, il perché di tale situazione, quasi che i medici debbano essere considerati una casta a parte nelle nostre società. Proviamo a combinare questi presidi, proviamo a combinare questi primi due punti. I medici, e infatti c'è il progresso anche nell'ambito giuridico, possono cambiare. Proviamo a combinare questi primi due punti. I medici di cui stiamo discutendo sono individui che hanno liberamente scelto di studiare medicina, hanno scelto una determinata specializzazione medica, hanno scelto di lavorare in strutture pubbliche e dovrebbero agire in scienza e con intelligenza pratica. In questo senso possono essere interessanti gli interrogativi, per certi versi provocatori, che Alta Caro, docente di bioetica all'Università del Wisconsin, formula su chi lavora nell'ambito sanitario negli Stati Uniti, che potrebbero valere però anche per l'Italia. Cosa significa essere un professionista sanitario? C'entra la condizione di mettere forse gli altri prima di noi stessi? I medici dovrebbero lasciare da parte le proprie convinzioni per garantire i servizi sanitari e per non limitarne arbitrariamente l'accesso? Ora, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è completo. Possiamo dire che il concetto di coscienza impiegato nel dibattito sull'obiezione è inappropriato e fuorviante e andrebbe espunto completamente, oppure andrebbe ripreso ma solo dopo un'operazione di lifting radicale. Veniamo al terzo punto e concludo. L'idea della coscienza come qualcosa di autoreferenziale è un retaggio del combinato disposto del cristianesimo con un certo filone del pensiero occidentale. A questa prospettiva potrebbe fare da contrappunto l'idea, informata dai dati provenienti dalla genetica, dalla neurobiologia e così via, che ciascun individuo è strutturalmente aperto all'alterità. Se l'individuo è apertura all'alterità e se l'individuo forma la sua personalità in connessione con gli altri, con la società, con la realtà che lo circonda,
Qualsiasi forma di chiusura intimistica deve essere guardata con sospetto. Nella richiesta abortiva c'è appunto una richiesta, a volte drammatica, altre volte meno, che una donna formula, seguite le dovute cautele e fatte le opportune riflessioni, nel pieno della sua intelligenza e in conformità alla propria volontà libera. E tale richiesta nell'atto dell'obiettore è semplicemente cassata in nome di una concezione autoreferenziale, autoritaria e impositiva della coscienza che respinge la donna e la sua esigenza come qualcosa a cui è impossibile corrispondere. L'obiezione di coscienza si fonda sull'idea egoistica che le richieste di una donna possano essere barattate con il soldo dei propri convincimenti morali, i quali dovrebbero essere espunti da uno spazio pubblico in cui ogni coscienza dovrebbe essere eterotopica, cioè accogliente verso l'altro e le sue a volte differenti prospettive sulla vita e la realtà. Stanti le considerazioni sin qui svolte, appare quantomeno plausibile sostenere che l'impianto di base della legge 194 è perlomeno discutibile se associamo l'impianto di base all'articolo 9, in quanto essa sembra divenire, se letta in connessione all'articolo 9, una sorta di concessione di Stato fatta alla donna a fronte di un'azione che resta in ultima istanza comunque moralmente riprovevole. La 194, a causa dell'articolo 9, risulta in ultima battuta un compromesso al ribasso per le donne inaccettabile. Mi viene da pensare, con questo chiudo, che la 194 inauguri ante litteram la stagione di quelle leggi su materie eticamente sensibili strutturalmente inapplicabili. Penso alla legge 40 del 2004, penso al disegno di legge Calabrò sulle disposizioni di fine vita e altre. La legge dovrebbe essere espressione di una neutralità di fondo rispetto alle opzioni etiche di base che essa deve pure regolamentare e dovrebbe essere strutturata in maniera tale da presentare un meccanismo di astrazione rispetto ai casi concreti, tale da rendere quegli stessi poi correttamente gestibili. Nella 194, a causa dell'articolo 9, ciò non avviene. L'articolo 9 è il vulnus della 194, è il suo errore di sistema. Hai scoperto l'acqua? La fallacia logica, la fallacia logica che non esiste. La fallacia logica che non ne consente la corretta applicazione. È come dire che X può fare una cosa solo nella misura in cui non è necessario ricorrervi effettivamente, nel momento in cui deve fare quella cosa invece è ostacolata in tutti i modi possibili. Questo comporta la non efficacia operativa della legge 194, è una legge che nasce con il veleno incorporato, l'articolo 9, e senza un antidoto per contrastare gli effetti, non è più una buona legge. L'articolo 9 va abolito o la 194 diventerà ancor più un fantasma senza corpo.